Parliamo di liste. Lei sta lavorando su una lista del presidente? È un argomento estremamente interessante questo. Stiamo lavorando come forze di coalizione sulla definizione dei criteri delle liste. A me farà molto piacere immaginare una lista del Presidente che possa dare voce alla cosiddetta società civile, dove per società civile intendo tutte quelle categorie che non sono tradizionalmente pienamente rappresentate dai partiti. Ecco, mi farebbe piacere avere una lista in cui ospitare ad esempio dei giovani studenti o dei giovani ricercatori che sono all'estero e che vorrebbero rientrare in Italia. Farebbe piacere ospitare nella lista i rappresentanti del volontariato e del terzo settore. Farebbe piacere accogliere in una lista del Presidente tutte quelle forze che per vari motivi non sono pienamente rappresentate all'interno dei partiti o all'interno delle altre liste. Avremo già una lista che esalterà il civismo, la cosiddetta lista dei sindaci, ne parlavamo all'inizio. Abbiamo poi altri abruzzesi, altri raggruppamenti, chiamiamolo così, altre categorie che definiscono in modo decisamente importante la nostra società, la nostra comunità, che io credo in una lista del Presidente potrebbero trovare uno spazio per avanzare anche la loro proposta. Quindi se entra azione siamo a 6 liste, giusto? Siamo su questo Sì, ordine potremmo di... persino arrivare a 7, ma il problema non l'affronterei tanto da un punto di vista quantitativo, che pure comporterà delle complessità organizzative, quanto in termini di rappresentatività di tutte le componenti della società abruzzese.